Bellissima giornata oggi di tornare in Umbria. Io, per quello che ho potuto conoscere mio nonno, il tempo che ho passato insieme era praticamente quasi tutto qui in questa zona d'Amelia, quindi è bello ritornare perché appunto questa è la terra che me lo ricorda di più. Sembra una bellissima giornata anche perché da una zona, è un luogo di aggregazione ancora prima che di lotta, quindi il fatto che si riesca a mantenere un'organizzazione di questo genere, che porti ancora persone, che insomma, secondo me questa è la vera CGIL poi alla fine, rispetto a quella che vediamo noi magari a Roma o in televisione, così, questo è il valore secondo me più grande della faccenda, cioè che persone si vedono, stanno insieme, condividono, parlano. Vita associata, questo è il ruolo più importante secondo me. Bellissima iniziativa per questo. Io sono la figlia di Luciano e quindi sono sua madre, quindi della CGIL ho vissuto molto di più, perché quando mio padre lavorava e la CGIL per lui ha rappresentato praticamente la sua vita, io ero sufficientemente grande da vivere contemporaneamente un pezzo di storia. Io anch'io sono molto felice dell'iniziativa di oggi, ma sono felice perché io riesco a rivivere attraverso la mia storia, attraverso il presente, qualcosa che effettivamente ho visto veramente sparire nel tempo, ma non soltanto per quanto riguarda il discorso del sindacato, per quanto riguarda l'organizzazione di questa società e per dove sta andando. Quindi è una cosa molto emozionante per me e mi fa piacere riviverla. È come se tornassi un po' indietro nel tempo. Io sono la più vecchia di tutto il gruppo, sono la sorella di Luciano, anche se ero la più piccola allora, quindi sono stata piccola e adesso grande e anziana. Per me la cosa più importante di questa giornata è il tema della memoria, memoria e partecipazione insieme. Mio fratello è stato una grande persona, di questo ne sono convinta, sul piano politico e ovviamente sul piano sindacale. Probabilmente la memoria mi porta anche un po' alla nostalgia e probabilmente persone di questo genere, forse la loro intelligenza, la loro capacità di lotta, la loro tenacia, farebbe bene anche al mondo di oggi. Comunque, bando alla nostalgia, sono contentissima anch'io di essere qui in questa terra di Umbria, che anche a me, come diceva Arturo, ricorda molto gli anni passati, tanto tempo fa, quando ci si trovava qui tutti insieme a casa di mio fratello ad Amelia. E quindi è un piacere essere qui di nuovo e questo mi fa tornare alla mente qualche spicchio di partecipazione che forse oggi sarebbe ancora più indispensabile del passato.